Questa è una storia di uomini e di acque. Le opere degli uomini, i giorni delle acque. Una storia idraulica, una scienza di chiuse e di canali, di regolazioni quotidiane, di lungimiranza secolare. Storia di uomini che danno forma all'acqua, la riconoscono alla vista e al suono, ne sanno leggere, origini e linguaggio. È la storia di una rete grande come la pianura, che scorre ininterrotta e vibrante mentre ruotano le stagioni. Storia di un sistema complesso e del suo ordine rigoroso, mantenuto ogni giorno, con passione ed esperienza. Un'organizzazione che riunisce 4.000 aziende agricole nel bacino idrico delimitato da Po, Dorabaltea e Sesia. Un comprensorio di 100.000 ettari che interessa le province di Vercelli, Biella e Alessandria. L'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia è, in primo luogo, uno dei maggiori consorzi che distribuiscono acqua al primato della risicoltura europea e uno degli enti di riferimento per tutte le delicate questioni legate alla più preziosa delle risorse. Questa è una storia e questo è il suo inizio. 3 luglio 1853, per impulso di Camillo Cavour, nasce a Vercelli l'Associazione di Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia. La situazione è preoccupante, decine di soggetti in aperta contesa, appalti frammentati, interessi che spesso sacrificano all'immediatezza dei profitti una corretta manutenzione dei canali. E allora? Ordine dove c'è il caos irriguo. Gestione unitaria, controllo sistemico, pianificazione e sguardo fisso al futuro, risparmio contro spreco. Ci sono tutte le premesse per trasformare la questione idrica in un grande disegno di tutela e valorizzazione della risorsa acqua. Ovest Sesia, uno dei più antichi ed importanti consorzi di irrigazione e bonifica d'Italia, un modello di associazionismo privato e di autogoverno basato sulla rappresentanza di tutti i soci agricoltori. 9.000 chilometri di canali, navigli, naviletti, rogge, controllati e regolati tutti i giorni da un centinaio di acquaioli attraverso più di 1.000 edifici di misura. Manutenzione e gestione continue per un complesso di opere unico e straordinario al servizio dell'agricoltura, ma anche della collettività. metri e 80 centimetri. Dal Po al Ticino, il dislivello del canale Cavour, una quota minima all'orizzonte di una pianura che sembra assoluta, ma sufficiente per mettere in rete 100.000 litri d'acqua al secondo e farli correre velocemente verso l'incredibile labirinto di canali che li aspetta. Inaugurato nel 1866, un anno prima della prima nave che attraverserà Suez. Insomma, quando si dice un'impresa faraonica, è una fatica immane, tutta e solo di braccia e di badile. Una linea d'acqua maestosa e solenne, tracciata al cuore della pianura, per portare fortuna e gloria alla risicoltura italiana. Un progetto sviluppato nei secoli, dal 400 con il canale del Rotto e il naviglio di Ivrea, progettato da Leonardo, fino alla settecentesca derivazione dalla Dorabaltea, ribattezzata poi De Pretis. E al centro del sistema, il capolavoro idraulico del canale Cavour. Metà 800, l'intuizione feconda di Francesco Rossi, l'impulso alterno del Conte, la direzione ingegneristica di Carlo Noè. Tre soli anni di realizzazione per un intervento paragonabile all'alta velocità ferroviaria. 83 chilometri rivestiti con 120 milioni di mattoni sfornati sul posto da 76 fornaci, 14.000 operai e un lavoro massacrante. 480 manufatti secondari, tra ponti, sottopassi ed edifici vari. Architetture funzionali e solenni, materiali nobili che ignorano il tempo,
solidità dell'idea e delle tecniche costruttive. Scorrimento e sommersione. Qui il riso si coltiva in questo modo. Nell'immobilità apparente, l'acqua non sta mai ferma. Un fluire ipnotico, ritmato dalla regolazione fine delle chiuse. Un equilibrio al contrario, fatto di instabilità perenne. Un quotidiano corpo a corpo tra acqua e terra. Arbitro, l'uomo. Tutto scorre, tutto ritorna al fiume. E intorno un silenzio che inganna e si svela sonoro a chi lo ascolti con affetto. Allora anche i semplici salti d'acqua tra un campo e l'altro acquistano tutti l'eleganza di piccole fontane. La pianura che declina in modo dolcissimo è un sottosuolo ideale. Nel comprensorio servito da Ovest Sesia, le acque scorrono in continuazione da nord-ovest a sud-est, penetrano nel terreno sabbioso, si fermano di fronte all'argilla, intercettano la falda freatica, per poi riemergere in fontanili e risorgive. Alla fine tornano quasi completamente ai fiumi d'origine. Così, sulle risaie a primavera, scorre questo incredibile ricamo di acque. E per regolarlo, una rete avviata fin dal Medioevo, che Ovest Sesia, pezzo dopo pezzo, ha saputo integrare e rendere perfettamente interdipendente. Alla riattivazione dei canali, verso la metà di marzo, la linfa riprende a scorrere e la pianura diventa indescrivibile terra d'acqua. Che forza l'acqua! Bisogna mettercela tutta per ingentilirla, per dare al sistema sfogo e spazio nei momenti di crisi. Qui una volta è servita anche per fermare l'esercito austriaco nel pantano delle risaie allagate oltre ogni limite. Che forza l'acqua e che energia! Bisogna sfruttarla fino in fondo, intercettarla nel suo scorrere disinvolto e moltiplicarne il valore. Che forza l'acqua e che risorsa! Ricchezza primaria che più di ogni altra ha bisogno di tempi e modi regolati dall'uomo. Oltre la missione irrigua, verso competenze sempre più complesse, esperienze, risorse umane, infrastrutture, Ovest Sesia le mette in gioco anche nella produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di biogas dagli scarti di lavorazione agricola e microcentrali idroelettriche che sfruttino i salti d'acqua. Agevola l'allontanamento delle acque piovane verso i grandi fiumi e diventa partner delle istituzioni in numerosi interventi per la difesa idraulica del suolo. Questa è una storia epica, ma anche lirica. Una lirica che devi cogliere l'attimo fuggente del riflesso. Una lirica che devi lasciarti andare al sogno di architetture nate sull'acqua. Cascine come regge di campagna, casotti e mulini di memoria secolare, ingegnerie leonardesche. E poi il grande specchio di primavera quando l'acqua entra finalmente nei campi e li ricolma di fremiti. Acqua come fattore capitale di sviluppo. Sviluppo che deve tutelare il territorio. E territorio che allora diventa ambiente, cioè scena di natura. Tutela del territorio e quindi sua promozione. Ovest Sesia asseconda senza incertezze questa implicazione logica, a vantaggio di un patrimonio architettonico e paesaggistico che in questi anni sta svelando le sue più originali potenzialità. Il futuro prossimo sta nel restauro e nella riapertura al pubblico dei siti e delle installazioni idrauliche più suggestive. Tra segni forti della storia e nuove vocazioni, dentro il progetto collettivo di un ecomuseo delle terre d'acqua. Una prospettiva rigorosa di marketing territoriale per creare attenzione turistica di valore e qualità. Qui c'è un futuro di uomini e di acque. Di gente che lavora in rete lo ha sempre fatto, perché è l'unico modo di armonizzare capillarità del sistema e mobilità perpetua dei suoi elementi. Un obiettivo semplice, una missione complessa. Qui la solidarietà tra le parti e l'importanza di ogni singolo contributo non saranno mai retoriche. Qui, ad ogni risveglio, l'acqua chiama all'appello e chiede ascolto,
e attenzioni premurose. Io sono di qui, di questa terra e di queste acque, di tutte le erbe di fosso e fango grasso che profuma. All'ombra dell'acqua, sui lampi della corrente, mi hanno donato lo sguardo di figlio che ancora sono. A chi forestiero domanda se questa è la terra migliore, rispondo: io sono di qui. E se incredulo la laguna del riso sorprende, io gli dico: queste sono le terre d'acqua.